Buongiorno, ben ritrovati a tutti quanti. Come avete visto negli scorsi giorni abbiamo parlato con Emanuela Imprescia, la presidentessa di ADMO qui a Bolzano. Abbiamo deciso di andare ad approfondire un attimo di più, insomma, l'argomento donazione di midollo e oggi abbiamo l'onore di avere qui con noi Claudio Tait che vuole raccontarci la sua esperienza, perché raccontiamo insomma la tua storia. Era un po' di anni fa, arriva la malattia e poi tutto un lungo percorso. Era il 2004, era un periodo che ero molto stressato, mi ricordo, come spesso accade in quelle situazioni, uno ha anche poco tempo per badare a se stesso, nel senso che non ci si fa molto caso. Poi questi sintomi da prima tipo influenzali sono aumentati giorno dopo giorno e ha cominciato a invadermi tutto il corpo, da disturbi allo stomaco, rimettevo, febbre che non passava, tutta una miriade di cose che poi anche inizialmente i medici di base difficilmente sanno come si manifestano queste malattie, perché sono ancora abbastanza rare, però ahimè sono sempre anche di più, e finché, come spesso accade, insomma, analisi del sangue e bam, la notizia immediata di quel che è il problema. Da prima il medico mi chiama a casa e mi dice: dovresti andare a Bolzano perché c'è un problema. E vado a Bolzano conscio di avere qualcosa di grave, ma non pensando che potesse essere una cosa del genere, e poi da lì a poco ti ritrovi catapultato in questo mondo, quindi un medico davanti che ti dia una diagnosi, ti dice che è un problema di midollo osseo, si parla di leucemia, e la sensazione è quella che rimani pietrificato e hai paura di morire, vorresti scappare, vorresti pensare che non è vero, e poi in poco invece capisci che questa sfida la devi affrontare, e dentro di te subentra una carica interiore che probabilmente tutti abbiamo, ma che in questi momenti viene fuori, e ti appelli al destino, e poi però trovi un reparto come quello di Bolzano che è veramente capace, veramente molto umano, e quindi ti fanno capire che c'è una via di guarigione e che ci si può provare, però sei ancora spaventatissimo. E quindi appunto, diagnosi? E poi bisogna iniziare a capire cosa fare, come curarsi. Esattamente, inizialmente le leucemie si curano con delle chemioterapie, si parla di 8 mesi di cure, di cicli che prevedono circa dai 20 ai 30 giorni di ricovero, poi qualche giorno a casa, poi di nuovo dentro, poi 2 anni di mantenimento, eccetera, eccetera. Nel mio caso ben presto sono cambiate le cose, perché inizialmente si parlava di questo, poi da un prelievo del midollo osseo, proprio per capire meglio il tipo di malattia, hanno visto che la mia forma di leucemia è una di quelle cattive che prevedeva il trapianto e non c'era altra via di guarigione. E quindi arrivati a questo punto già si sa che insomma peggio non poteva andare e si aspetta che arrivi un donatore. Diciamo che inizialmente si guarda in famiglia, perché con fratelli e sorelle c'è un 25% di possibilità di trovare una compatibilità. Io ho un fratello solo, sperava con tutto se stesso di essere compatibile, anch'io speravo che forse il destino era questo, che mio fratello mi potesse aiutare, però da lì a breve hanno detto no, non è compatibile, e lì rimani una situazione difficile da descrivere, non sai più a cosa appellarti, perché non sai ancora che esiste una banca dati, che ci sono i donatori iscritti, eccetera, eccetera. Comunque pensi che in questo mondo fatto un po' di egoismo, parlando chiaro, difficilmente ci sarà qualcuno disposto ad aiutarti, e allora vedi di nuovo quello che avevi costruito fin lì, la forza che avevi messo nelle cure e nell'affrontare le cose, ti vedi crollare di nuovo le speranze. E infatti appunto c'è per fortuna la banca dati, e purtroppo non sono tantissimi quelli che vengono inseriti all'interno della banca dati, e soprattutto è difficile trovare una compatibilità che sia tale. Quindi cosa hai fatto? Ti sei fermato e hai aspettato? Appunto, al momento non lo sapevo, però al di fuori dell'ambito familiare si parla che la media addirittura è 1 su 100.000, poi varia ad esempio a livello della complessità genetica, le volte va molto meglio come compatibilità, le volte va molto peggio, ci sono casi di genetiche complesse che arriva anche a 1 su 1 milione, mamma, trovare un donatore. Alle volte quando ci sono etnie abbastanza comuni è più facile, e forse era il mio caso, diciamo. Cioè che io nel giro di un mese ho saputo che c'era un donatore. In questo mese non sai ancora bene, forse non ti abiti ancora l'idea di capire quanto è difficile trovarlo. Ci pensi, però non lo realizzi ancora del tutto, l'ho capito poi vedendo altre persone che non l'hanno mai trovato, perché la grossa differenza della cosa. Sì, anche perché un mese, perché l'età per attendere sicuramente sarà un tempo lunghissimo, ma rispetto a chi magari aspetta anni, o chi invece
si sente semplicemente rispondere no, un mese è uno step piuttosto breve. Più che altro perché già fai le cure, già sono molto invasive, che i tempi comunque qualcosa, qualche settimana ci vuole per le ricerche, e in realtà l'hanno trovato quasi subito, cioè i tempi di ricerca e l'hanno trovato. Quindi per me anche le cure sono andate proprio in previsione del trapianto, appena si sa che c'è un donatore non fai più dei cicli ulteriori ma cerchi di puntare a quello, perché sennò vai solo a devastare il corpo e, certo. E poi è più dura poterlo superare un trapianto. Quindi arriva questa donazione e? Ma diciamo che è stata programmata una data, sì. Quindi da lì intanto dentro la persona scatta una cosa molto importante, nel senso che ti senti pervadere da un senso di speranza enorme che prima non hai. In realtà se te non lo trovi il donatore, questa speranza piano piano se ne va, e poi è anche terribile lottare contro un qualcosa che sai già che l'avrà vinta su di te, quindi questo fortunatamente non l'ho provato, è una cosa molto, molto brutta. E hanno programmato questa data, sì, che io di mio ce l'ho messa tutta, sapevo c'era una persona che non conosceva, sono disposto ad aiutarmi, e questo già mi faccia dire non voglio che questa persona vanifichi il suo gesto, quindi ce l'ho messo ancora più di impegno. E siamo riusciti a rispettare i tempi, c'era questa data che doveva essere il 25 gennaio del 2005, poi è diventato il 26 perché la raccolta ha impiegato un po' di più dalla parte del donatore, e io niente, ero lì in quel letto con le chemioterapie che fanno per il trapianto, che sono molto forti e pesanti, e l'aspettavo per il 25, poi è diventato il 26, quel giorno in più è una cosa che non ti dico perché l'agitazione è a mille, già fisicamente hai un sacco di problemi, però pensi se dall'altra, a questa persona d'altra parte che si mette a disposizione, pensi che magari succede qualcosa, magari si tira indietro, ti pensi che può succedere di tutto, magari per lui è un gesto importante, ma magari non sapendo bene le cose è preso sì, certo, anche perché un coinvolgimento diverso. Chi dona esattamente ha un coinvolgimento completamente diverso rispetto a te che stai attendendo. È per quello che dall'altra parte vorresti dirlo, ma stai facendo qualcosa di grande, vorresti stimolare, di avere una cosa che dà speranza alle persone, ai familiari delle persone, una cosa che cambia il destino delle persone. Salva la vita letteralmente, anche perché adesso sei qui a distanza di un bel quasi 10 anni, possiamo dire. Quasi. Adesso. E com'è andato il post donazione, post operazione? Il post trapianto, di per sé quando fai il trapianto sembra di essere arrivato al culmine delle sofferenze, che poi tutto andrà in discesa. In realtà diciamo che il dopo è abbastanza difficile, va gestito con molta calma e molte cure mediche, aggiustamenti, perché essendo una cosa di un'altra persona, anche se compatibile, comunque nel tuo corpo crea un po' di scombussolamenti. Certo. Quindi questa fase inizialmente c'è una sorta di calma apparente, che poi però man mano che il midollo comincia a attecchire, lì la magia che succede, nel senso che attecchisce, comincia a ricomporre il midollo osseo, comincia a ricomporre le componenti del sangue, comincia a ricrearti il sangue con delle cellule staminali di un'altra persona, che è una magia pazzesca, però questo crea anche dei problemi, e quindi il corpo vanno somministrati dei immunosoppressori, vanno presi dei farmaci per ingannare un po' questa fase, che poi nel tempo, nei mesi, all'inizio con dei problemi un po' più grossi e rischiosi, poi nei mesi va a sistemarsi, e ci vuole, comunque 100 giorni sono critici, dopodiché va meglio, un annetto, 2 anni sei a posto. E dopo 10 anni invece ti vedo qui sorridente e super in forma. Esatto. Quindi possiamo dire dalla testimonianza che tu ci hai dato, donare è importantissimo, fare la tipizzazione è fondamentale, l'ho già detto nella scorsa intervista, l'ho fatta anch'io, non è niente di così tragico. E quindi facciamo un appello e invitiamo tutti quanti a donare, a fare la tipizzazione. Voi cambiate il destino delle persone, cambiate le sofferenze nelle famiglie, c'è dietro ogni persona, anche se magari non la conoscete, ci sono delle storie che poi sono tutte le stesse in tutto il mondo. E poter fare un gesto del genere, poter veramente dare a una famiglia, ridare la vita, a una persona ridare la vita, è indescrivibile quello che succede. Se vuol dire non sarei più qua da quasi 10 anni. Se non fosse andata così. Claudio, io ti ringrazio per la tua testimonianza, grazie mille, in bocca al lupo per tutto, e a voi vi ringrazio per averci guardato, mi raccomando, pensateci, donate.